per l'impresa. Per lo sviluppo economico. Per la giustizia. Per la prevenzione. Per la cura. Per la terra. Per la bellezza. Studio per me e per la città che vorrei. Addirittura puoi decidere anche di acquistarla con un leasing operativo a 7 anni e qualora decidi di restituirla, entro 24 mesi la riscattiamo noi. Tranquillo, se si ferma in mezzo, interveniamo noi e ti sostituiamo la macchina. Interessante! E considera che su tutti i nostri mezzi possiamo estendere la garanzia ad un massimo di 5 anni o fino a 5.000 ore. Da Capobianco è come essere a casa. Vieni in concessionaria per scoprire tutte le nostre promozioni. Siamo a Foggia in via Manfredonia 43, a Campobasso in via degli Emigranti 11 e su capobiancotrattori.com. Vivi ed operi in Puglia, Molise, Abruzzo, Marche. Sei un agente pubblicitario? La Publitalia concessionaria di pubblicità con sede a Milano ricerca per le nostre zone scoperte agenti pubblicitari nel settore televisivo. Per informazioni e candidature chiamare il numero di telefono 327-04-51900 o scrivere l'indirizzo mail agenziapubblitalia@gmail.com. Sta per nascere un complesso immobiliare di alto prestigio accanto al polo universitario ospedaliero, con centri commerciali, impiantistica sportiva, strutture scolastiche, spazi per bambini e anziani, parchi attrezzati, tutto avvolto in una cornice di una sobria eleganza. Realizza il tuo sogno, prenota la tua casa, dotata di tutti i comfort che hai sempre sognato. Impiantistica di ultima generazione con classe energetica A4 e finiture di pregio. Programma il tuo futuro, non farti trovare impreparato. Per informazioni e prenotazioni chiama al 366-5241-580 oppure allo 0881 20 28 31. E dopo il ritiro non potevamo non seguire i colori rossoneri? È impossibile, Porta Portese c'è sempre e ci sarà per sempre. Mi raccomando, venite a trovare e seguite la trasmissione, ne vedrete delle belle. Forza Foggia! Porta Portese cosa avrà?
Buonasera, buonasera e bentrovati, nuovo appuntamento del Pallone in Poltrona, è un appuntamento in verità particolare, speciale, perché insomma non c'è tempo di pensare alla vittoria importantissima ottenuta dal Foggia, anche in maniera sorprendente se vogliamo, a spese del Crotone soltanto 2 giorni fa, perché siamo praticamente a pochissime ore da un altro impegno fondamentale sulla strada della squadra di Fabio Gallo, la trasferta di domani a Castellammare di Stabia contro una Juve Stabia reduce da una brusca frenata sul campo del Taranto, ma che era partita davvero in maniera veloce, notevole sicuramente. Una partita molto molto particolare per tanti aspetti che spiegheremo anche nel corso di questo appuntamento, che vi preannuncio sarà ricco di collegamenti, perché andremo a Castellammare di Stabia per sentire le ultime da quelle parti affidate al collega Raffaele Izzo del Corriere dello Sport. Sentiremo uno dei tanti ex di questa partita, il direttore sportivo Giuseppe Di Bari, che avremo in collegamento più tardi in questa trasmissione. Non è l'unico ex, tra l'altro, della giornata, andremo anche a Cerignola, insomma avremo davvero tanta carne a cuocere nel corso di questo appuntamento. Vado però subito a presentarvi gli ospiti di questa puntata. Ritrovo con piacere il nostro mister, lo possiamo dire? Ma dai, diciamo di sì. Antonio Loconte, ciao Antonio. Buonasera, presidente te, Ampis, tra l'altro cosa molto seria, visto che parliamo di calcio, che comunque resta un gioco, le tue attività nel sociale invece sono qualcosa di più serio, insomma. Sì, ma soprattutto è importante che non sono le mie, sono le nostre. Le nostre, il giustamente. Fare assieme è l'arma vincente, soprattutto quando si vuole promuovere la salute alle persone e soprattutto penso anche alla mia salute, perché se faccio del bene vuol dire che sto bene pure io. Ritrovo con piacere, primo appuntamento stagionale questa, prima presenza stagionale quest'anno, il collega e amico di Foggia Today, Alessandro Tosques, ben trovato anche a te Alessandro. Grazie, ciao Carmine, buonasera a tutti. Il dottor Romano Bucci, ciao Romano. Ciao, buonasera. L'unico reduce della squadra del Pallone in Poltrona stasera, Antonio Ciuffreda, salutiamo intanto Pio Giorgio Di Leo, Gino Vinciguerra, che ritroveremo già mercoledì, perché mercoledì avremo un altro appuntamento del Pallone in Poltrona. Ciao Antonio intanto. Umberto, lo salutiamo. Buonasera a tutti. Facciamo turnover oggi. Buonasera a tutti. E beh, visti gli impegni ravvicinati, certo. Facciamo turnover anche noi qui. Dovremmo avere in collegamento anche Francesco Gaudiano, preparatore atletico, ex Foggia, grande appassionato dei colori rossoneri, ieri allo stadio. Eccolo qua, sabato. Ciao Francesco, ben trovato anche a te. Ben trovati a tutti. Francesco, che ha deciso di dimagrire, perché lo becco spesso che a fare footing anche di sera. Beh, se non lo fa lui, che è un personal trainer, ragazzi. E allora, guardiamo solo per un attimo al passato, cioè a quello che è accaduto appena 48 ore fa. I risultati dell'ottava giornata, lo dicevamo, no, nella premessa, appartengono già al passato, perché il presente ci dice che si gioca tra qualche ora. Questi sono i risultati. A Messina ha vinto la Gelbison 1-0, 1-1 tra Avellino e Cerignola, 3-2 del Catanzaro contro la Viterbese, 1-0 del Foggia sul Crotone, 2-2 tra Monterosa e Giuliano, 3-0 del Pescara sulla Fidelissandria, 2-2 nel derby tutto lucano tra Picerno e Potenza, ha vinto 2-0 il Taranto che ha battuto la Juve Stabia, 0-0 tra Turris e Monopoli, 0-0 anche tra Virtus Francavilla e Latina. E allora vediamo la classifica a poche ore dalla nona giornata, come si presenta. In testa c'è il Catanzaro con 22 punti, seguito da Pescara e Crotone a quota 19, poi Gelbison, Latina e Turris a 14, a 13 troviamo Monopoli e Juve Stabia, a 12 Giuliano, a 11 punti l'Audace Cerignola e la Virtus Francavilla, 9 sono invece i punti di Monterosi e Taranto, 8 quelli dell'Avellino, che tra l'altro proprio in mattinata ha esonerato l'allenatore taurino, fatale il pari interno contro l'Audace Cerignola, ottenuto tra l'altro in superiorità numerica, squadra momentaneamente affidata a Biancolino, ma nelle prossime ore, anche perché insomma l'Avellino scenderà in campo domani, nelle prossime ore o più verosimilmente nei prossimi giorni l'Avellino dovrebbe avere un nuovo allenatore, si parla di Rastelli, sono tanti in verità i nomi
già avvicinati, associati alla società irpina. A 7 punti troviamo il Foggia, che mette i piedi finalmente fuori dalla zona play-out, poi 6 i punti di Picerno, Potenza e Viterbese, 4 quelli del Messina, 3 quelli della Fidelissandria. Dovremmo avere già la grafica con le partite che si giocheranno domani. Il Foggia scenderà in campo alle 14:30 a Castellammare di Stabia, per intenderci. Il Cerignola invece sfiderà il Taranto al Monterisi alle 21. Le altre gare: Giuliano Pescara, Andria Messina, Gelbison Monterosi, Latina Picerno, Crotone Francavilla, Monopoli Catanzaro, Potenza Turris. Chiude la videata della nona giornata la sfida tra Viterbese e Avellino. Questo il menù della nona giornata. Facciamo però un passo indietro prima di proiettarci su quello che insomma è l'argomento di questa sera, la sfida di domani a Castellammare di Stabia, importante per capire se realmente il Foggia ha imboccato la strada dell'uscita dal tunnel buio in cui si era e si è cacciato, o se invece quella vittoria è stata solo un fuoco di paglia. Indicazioni sicuramente ne avremo domani al Menti. Vado però subito da Francesco Gaudiano. Francesco, lo chiedo a te, che sei un addetto ai lavori. Si è parlato tanto, no, nel momento di piena crisi di questa squadra, di quelli che potevano essere i problemi. C'è chi li ha individuati in una condizione atletica non ottimale, in verità anche Gallo lo ha diciamo sottolineato in qualche battuta nel corso dei suoi ultimi interventi. Tu che idea ti sei fatto da detto ai lavori? Qual è la condizione di questa squadra? Ed è solo un problema secondo te di natura atletica quello accusato in questo primo frangente di campionato? Allora, io credo che i fattori siano molteplici. La condizione sicuramente è da migliorare, e su questo chiaramente adesso il mister con lo staff sicuramente stavano già lavorando, insomma, per migliorare la condizione fisica, ma c'era anche un discorso tecnico da affrontare, perché se nelle prime giornate abbiamo visto comunque una squadra che non aveva un tema tattico, non aveva un gioco, quindi un orientamento ben preciso nell'espressione del gioco. Invece nell'ultima giornata in casa ho notato delle differenze veramente evidenti, cioè credo che il mister stia cercando di dare dei riferimenti precisi, di avere compattezza nei reparti e quindi di dare chiaramente quello che è suo, no? Il suo bagaglio tecnico e quindi la sua esperienza per rendere più efficace la squadra. Perché notavo nelle scorse giornate chiaramente sia una prestazione non a livello atletico non adeguata, ma anche a livello tecnico, che eravamo lunghi, larghi, scollati, non organizzati, insomma le cose erano tante. Tante le negatività che hanno caratterizzato questo frangente. Alessandro, la sensazione però insomma avuta, e non credo che non sia solo una sensazione, è che il Foggia visto col Crotone è stato tutt'altro Foggia rispetto a quello ammirato, si fa per dire, tra virgolette, nelle precedenti gare. Secondo te è svolta vera? Ma ce lo auguriamo che sia una svolta vera. Sicuramente la partita di domenica, secondo me Gallo l'ha vinta lui, ma l'ha vinta prima ancora di iniziare la partita. Nel momento in cui tu trasmetti dei concetti ai giocatori e i giocatori li mettono in pratica, vuol dire che il lavoro che hai fatto in settimana è stato fatto bene. Poi ci sono anche le scelte tattiche, ovviamente un allenatore che prende in gestione una squadra che sì, segna pochissimo, ma prende tanti gol, la prima cosa che fa un allenatore intelligente è mettere a posto la fase difensiva, e quindi il 3-5-2 è stata una scelta lungimirante, anche perché si giocava contro una squadra forte, con degli esterni offensivi fortissimi, soprattutto Chirico. Andava allo Zaccheria, una squadra che aveva fatto 6 vittorie e un solo pareggio nelle prime 7 partite. E quindi il ragionamento è stato semplice: pensiamo a non prenderle, ricompattiamoci, accorciamo le linee, non diamo la possibilità al Crotone di lasciar sfogare i propri giocatori più talentuosi,
E poi magari c'è l'episodio e il gol lo facciamo, che poi alla fine l'episodio è arrivato e nel secondo tempo il Foggia avrebbe anche potuto arrotondare ancora di più il punteggio. Quindi è stato un segnale, lui ha chiesto un segnale nella conferenza stampa della vigilia, disse è giunto il momento che si lancino dei segnali perché li vuole tutta la piazza, e la squadra li ha recepiti e li ha messi in pratica. Adesso vediamo domani che cosa succederà. È una sfida che, diciamo, la Juve Stabia è una squadra che prova a giocare a calcio, non è una squadra che specula, quindi possiamo dire tatticamente può essere una partita simile a quella di sabato, quindi se il Foggia la interpreta come l'ha interpretata, come ha interpretato quella col Crotone, secondo me le possibilità di uscire con un buon risultato ci saranno, però dipende sempre. Dicevi, poi dalla testa. Dicevi poc'anzi il 3-5-2, no? Questo modulo un po' a sorpresa, sì, che abbiamo potuto verificare allo Zaccheria sabato contro il Crotone, che si è rivelato vincente, poi al di là della formuletta numerica, ciò che ha colpito è stato l'atteggiamento molto più guardingo, sì, molto più attento, una squadra che ha insomma giocato molto più in verticale, tralasciando quel possesso a volte sterile e spesso anche inguardabile delle prime giornate, perché era una squadra molto confusionaria che appariva davvero senza idee. Qui vado da Romano Bucci. Romano, tra un po' lo sentiremo, tra l'altro Gallo, prima Alessandro faceva riferimento anche a quelle che sono le idee dell'allenatore, che le ha, diciamo, ribadite anche stamane, a quelli che più che le idee, quelli che sono in questo momento, ecco, le esigenze. Tu dicevi prima, arrivi in un momento difficilissimo, cosa pensi? Prima a migliorare la fase difensiva di una squadra che incassa gol con una facilità impressionante, e poi col tempo cercare di migliorare anche la fase offensiva. Che idea ti sei fatto, Romano? Ecco, innanzitutto sei rimasto sorpreso quando hai visto il Foggia così schierato in campo, una squadra tra l'altro che si schiera a tre in difesa in una giornata in cui sconta un'emergenza di difensori, perché non c'era Di Pasquale, perché non c'era Costa, e quindi si è dovuto adattare Rizzo, esterno, diciamo, braccetto sinistro nel terzetto di retroguardia, che tra l'altro se l'è cavata davvero bene. Molto bene. Sorpresa relativamente, perché Gallo più o meno tenta di adottare questo schema, questo modulo, ed era sicuramente anche un po' più razionale. Qualcuno che lo conosce bene, un addetto ai lavori, mi diceva proprio sabato, è questo il suo modulo. Sì, non ha ancora gli uomini per farlo, perché ieri per esempio questo 3-5-2, che poi era un 5-3-2 in fase di non possesso, con Nicolao che ha molto ben raddoppiato su Chiricò, aiutando Rizzo, e perché Garattoni, diciamo, ha spinto poco, sembrava più un 4-4-2 che un vero 3-5-2. Comunque, al di là delle formule, quello che ha convinto è stato l'atteggiamento di una squadra che si è mossa da squadra, che è rimasta compatta, che ha corso meglio perché ha corso corta e ha cercato con molta umiltà di spezzare le trame di gioco, e ci è riuscita bene al Crotone, che francamente è stato deludente sia per merito del Foggia, ma credo anche per demeriti propri. Permettetemi una parentesi: quando un allenatore di una squadra capolista inizia a dire che nel campo manca l'erba, ci sta, è un po' spelacchiato, non è bagnato, eccetera, e non riconosce i limiti della propria squadra, non è un allenatore, non è una squadra che va lontano quella. Credo che Lerda avrebbe fatto molto meglio ad ammettere i limiti della propria squadra, per esempio. Tra l'altro, proprio Gallo stamattina ha risposto all'Elda, l'ho fatto, sì, anche in quel maniera campo abbiamo giocato, hanno giocato due squadre su quel campo, quindi non è quello. È una squadra che, anche a parte, comunque è un campo che, porca miseria, cerchiamo è in condizioni pietose, tutto quello che vuoi, però devo dire altro, che il Crotone mi ha deluso, e credo che la vera alternativa al Catanzaro possa essere il Pescara, che ha un'idea di gioco e ha una caratteristica di gioco molto, molto diversa, molto migliore. Crotone è andato su un paio di individualità, Petriccioni, che è stato l'anima di quella squadra, e Chiricò, che è stato annullato, e quindi il Crotone poi è finito. Ho apprezzato molto lo spirito umile di questa squadra, del Foggia. Ho apprezzato la compattezza, la grinta, l'intensità, che era quello che Gallo voleva, e ho apprezzato anche i giocatori si sono sentiti rinfrancati perché avevano riferimenti in campo, sapevano cosa fare.
E vorrei dire che quando si contestava prima, evidentemente non si era gufi, si erano persone che amavano il Foggia e vedevano quello che era palese sotto gli occhi. Certo. Antonio, dicevi le condizioni del campo, no? Rivedere le immagini effettivamente dovrebbe essere riseminato a breve. Lasciamo perdere quello che ha detto l'allenatore del Crotone, che non sta né in cielo né in terra, hanno perso punto. Per cui hanno perso, infatti stavo dicendo, anche con grande merito hanno perso, e secondo me l'1-0 ci sta anche stretto, 2-0 che era sicuramente il rendeva di più il tutto. La tua domanda o parte del campo, scusami? No, dicevo, che sensazione hai avuto, secondo te è un Foggia che è sulla buona strada per uscire dal momentaccio? Carmine, questo Foggia, noi dobbiamo analizzare i due tempi. Il primo tempo il Foggia non è stato quello del secondo tempo, è stato un Foggia che ha stentato all'inizio, per tutta la partita, diciamolo pure signori, al fine del primo tempo non è che eravamo granché soddisfatti, sapevamo che giocavamo contro la prima in classifica e quindi a quel punto ci stava bene il pareggio, però il nostro timore era quello che magari poi nel secondo tempo il Crotone ci avrebbe asfaltato. Invece la cosa così non è andata, i ragazzi a quel punto hanno iniziato davvero a giocare. Io ho avuto questa sensazione, noi negli ultimi anni abbiamo sempre visto un Foggia abituato a coprire il campo e a dettare il proprio gioco, avere col gran possesso di palla. Non mi è sembrato proprio così questo secondo tempo vincente, ma ho visto più una squadra più umile. E questo mi è piaciuto, perché abbiamo visto una squadra, almeno quello che ho visto io, una squadra che in qualche maniera sapeva che aveva di fronte la capolista e ha usato le contromisure giuste, cioè quali? Quelle delle umiltà, delle ripartenze, soprattutto dopo il primo gol, cioè l'unico, dopo il gol che ha realizzato la nostra squadra, ho visto una squadra umile che poteva chiudere sicuramente anche con più di una rete, e questo mi è piaciuto, il fatto che ha giocato da piccola squadra. Non so se rendo il concetto. Ha giocato sei in difficoltà, poi sei quasi costretto a farlo. Assolutamente, però a me è piaciuta molto. Mi sono piaciuti molto, devo dire la verità, mi è piaciuto tantissimo Dursi, che a tratti nasconde... tra i migliori, se non il migliore in campo. Dursi trasformato. Esatto, a tratti nascondeva la palla. Sugli spalti qualcuno trattiene troppo la palla. Sì, signori miei, è vero, tratteneva la palla, ma non l'ha mai sprecata la palla. Anche quando si prolungava nei dribbling, magari c'era un eccessivo possesso da parte sua, però comunque sia sapeva dove darla la palla, e le azioni più pericolose, e il gol stesso, lui ha fatto l'assist, se non ricordo male, per il gol di Vutai. Quindi davvero abbiamo avuto un Dursi in più, come abbiamo visto Vutai molto più determinato, vabbè, la sua determinazione ormai è proverbiale. Anche se su Vutai poi ne parleremo, c'è stata una tirata d'orecchie, proprio alla tua domanda stamane, sì. Di Gallo, perché lui l'aveva già in verità pizzicato subito dopo la partita. Dice: Vutai, capisco che vive per il gol, ma deve capire che è stato bellissimo quello che ha detto Gallo. Che si gioca per la squadra. Molto. E chi non gioca per la squadra, poi per me va fuori. Sì. È stato anche abbastanza. Perché poi bisogna dire la verità: Gallo, che tra un po' sentiremo, caro Antonio, non è mai banale, è uno di quei pochi personaggio, almeno per come lo stiamo conoscendo nel calcio, che non dice mai cose scontate, dice quello che pensa, e non ce ne sono tanti in verità nel mondo del calcio. Alessandro, che come me frequenta le sale stampa, sa che insomma ce ne sono passati pochi. A lui piace un calcio semplice, si è visto, lui non va alla ricerca di tante alchimie come il predecessore, che in questo momento a questa squadra serviva questo, qualche concetto, esatto, un po' di tranquillità, esatto, e cercare di recuperare. Vedi, tu prima hai fatto la domanda giustamente, come hai visto questa, io una cosa bella che ho visto di questa squadra, o meglio di questo allenatore, che i ragazzi davvero li mette in campo come tanti soldatini, e gli dà il compitino, e i ragazzi almeno l'altro giorno l'hanno svolto a dovere, e questo secondo me può essere un buon viatico. Io ad esempio, per tornare a parlare un attimo di Dursi, io quando c'era l'altro allenatore io vedevo Dursi molto defilato sulla sinistra, sembrava che doveva stare là in quell'angolo, quasi davanti alla bandierina del calcio d'angolo, aspettava quando gli arrivava la palla. Invece Dursi, abbiamo visto ieri un Dursi che giocava a tutto campo, un Dursi che stava a destra, stava a sinistra. Questo significa che il mister gli ha dato la libertà di poter agire
come vabbè, vuole. Ha giocato la seconda punta, chiaramente anche le punte, altro concetto sottolineato, sì, devono partecipare alla fase difensiva. Ma sicuramente è più redditizio. Dursi in quella posizione sicuramente può far male molto di più di come ha fatto nelle precedenti 5-6 partite. Antonio, qual è la tua disamina? Vedo che scuoti la testa. No, no, quello che si evidenzia dalla prima partita della gestione Gallo è questa, che è venuto un allenatore che ha valutato bene le condizioni proprio della squadra, sia come motivazione degli stessi giocatori, ma quello che è stato sempre detto, che non aveva un'identità di gioco, non aveva un'organizzazione. In realtà l'abbiamo anche confermato più volte, questo disorientamento del giocatore che ci allarmava soprattutto per le qualità che abbiamo all'interno di questa rosa. Detto questo, sicuramente il lavoro più importante che ha fatto questa settimana Gallo agli occhi di tutti è che ha curato molto la fase difensiva. Questo è fondamentale soprattutto nella preparazione di una squadra quando affronta una stagione, e noi lo sappiamo che è fondamentale perché poi si costruisce una squadra che sia propositiva, abbia anche una fase offensiva importante. Cosa emerge ancora di più? Che ha lavorato bene sulle motivazioni dei giocatori, perché in questo tipo di modulo del 3-5-2 abbiamo visto per la prima volta la collaborazione anche degli attaccanti, Butai e lo stesso Dursi, stare dietro alla palla. Bravo. Nelle ripartenze avversarie. Questo comporta cosa? Che il modulo già di per sé è un modulo importante, un po' speculativo, no? È un modulo che, come diceva anche il dottor Bucci, al di là del 3-5-2 diventa un 4-4-2, addirittura un 5-3-2, ma l'importanza è che i giocatori hanno le capacità di sacrificio a favore della fase difensiva soprattutto, perché questo permetteva nella partita contro il Crotone di non dare spazio e giocate all'avversario e ripartire il rubato palla con le verticalizzazioni, perché è la cosa che poteva fare il Foggia in questa partita, ma credo che anche domani assisteremo a questo tipo di modulo di gioco con questi concetti che il mister ha già inculcato nei giocatori, senza pretese altre, perché sa benissimo che la fase offensiva ha bisogno di un tempo. C'è una ripresa anche fisica di molti giocatori, domani sembra che siano tutti disponibili. Sì, tranne Di Noia che è squalificato, e quindi, si è riaggregato anche dal Masso. Tra dobbiamo vedere una prospettiva futura, auguriamoci che domani il Foggia presenta lo stesso spartito di sabato, perché giochiamo anche contro una squadra che permette di poter avere degli spazi importanti avanti rispetto all'atteggiamento che ha il Foggia oggi. Questo quindi anche, ti aspetti insomma, sì, un Foggia identico nell'atteggiamento, identico, probabilmente anche negli uomini, perché ma sicuramente, perché sul turnover sabato abbiamo giocato, domani e martedì non c'è stata una condizione di preparare altro, ma cercare di focalizzare quei concetti importanti che ha messo in atto sabato. Guardi, rispetto poi alla prestazione di molti giocatori, è chiaro che un confronto merita rispetto alla gestione Boscaglia. Non è un caso che anche alcuni giocatori che erano stati messi in discussione per delle prestazioni proprio scadenti hanno reso molto di più. Io per esempio ho attenzionato moltissimo Di Noia. Perché dico questo? Perché Di Noia è stato impiegato precedentemente in una posizione di ruolo che non gli permetteva assolutamente di riuscire a dettare anche i tempi rispetto alle fasi sia di non possesso che di possesso, perché era lentissimo, andava in affanno e quindi era uno di quelli che il rendimento proprio era scadente, mentre sabato ha fatto il suo compitino, per quanto non è stato eccezionale, però ha reso rispetto a quello che voleva il mister. E quindi questo va a cadere su tutti i giocatori che hanno adesso almeno delle chiarezze rispetto a quello che è il loro modo di dover giocare. Poi vogliamo sentirlo, Gallo, in pillole, qualche dichiarazione rilasciata stamane all'ora di pranzo quasi, prima della partenza per la campagna, dal tecnico del Foggia Fabio Gallo. Sentiamo. Tanto è vero, non si può godere niente, ma è giusto così perché non abbiamo tempo. Domani è sicuramente una partita dove
indietro non si deve andare, l'ho detto ai ragazzi, avete un grosso problema adesso, che è quello che mi avete fatto vedere, quello che potete fare, e quindi il tornare indietro vorrebbe dire che questo mestiere si fa fatica a farlo, e quindi in questo io pretendo che ci sia la stessa attenzione, la stessa determinazione, la stessa voglia di portare a casa il risultato. Poi come al solito c'è l'avversario che determina parecchio, però siamo anche noi che possiamo indirizzare quella che sarà la partita di domani. Mi auguro che ci sia, che questa crescita ci sia anche domani. Io do sempre importanza alla partita che arriva, quindi non penso alla partita di sabato. In questo momento ritengo che dei ragazzi di 20, 22, 25, 27, 30 anni possano sostenere due partite a distanza di 72 ore, a meno che non ci siano problemi particolari. Quindi io li ritengo tutti abili e arruolati, quindi tutti che possono essere scelti. Sicuramente non sto a pensare alla partita di sabato, perché la partita più importante è quella di domani. Allora, ho fatto un buon assist, perché l'ho sentito anch'io la conferenza di Franco Lerda, che è stato mio compagno di squadra. Secondo me ha esagerato nel dare qualche aggettivo alla mia squadra, perché allo sbando non c'è nessuno, una squadra in difficoltà che sta lavorando e sta cercando di fare bene, quindi io non mi permetterei mai di parlare con questi toni del mio avversario, soprattutto se ho perso. Il campo sicuramente non è una condizione ottimale, lo sappiamo, per quello che so io devono seminarlo a momenti, infatti avremo il problema del non poterci allenare qui, però mi fido di quello che mi dicono, quindi aspetto che il campo venga sistemato, perché sicuramente è un campo che non sta in salute, ecco. Non è in salute, è in difficoltà, però era così anche per noi, eppure abbiamo avuto delle occasioni importanti per chiudere la partita in modo rotondo, quindi ripeto, allo sbando il Foggia non è, perché sennò soltanto un pazzo sarebbe venuto ad allenare il Foggia allo sbando. Il Foggia non è allo sbando, e il Foggia, la squadra del Foggia va rispettata ancora di più perché abbiamo vinto, quindi è semplicissimo. È una squadra che ha anche questa delle ottime individualità, una squadra organizzata, allenata da Leo Colucci, che è un amico, che è un allenatore maniacale, che ha lavorato anche lui con Giampaolo, quindi molto attento ai particolari, molto attento alla fase difensiva, molto attento alle posture, è un ottimo allenatore che allena un'ottima squadra, quindi sarà una partita dove il Foggia dovrà sfoderare una prestazione intelligente, caparbia, fisica e di qualità. Non puoi prescindere da nessuna di queste, sicuramente manca qualcosa. Beh, insomma, più chiaro di così mister Gallo non poteva essere, anche quando dice, ho detto ai ragazzi, adesso per voi è un problema, perché indietro non si può più tornare, quindi dovete dimostrare di essere davvero fuori dal momento buio, dovete confermarvi significa fare la prestazione, una prestazione importante sul campo della Juve Stabia, poi il risultato, diceva qualcuno, non è mai occasionale, no, quando si gioca bene può capitare anche che perdi, ma può capitare una volta, due. Poi se continui a giocare bene, prima o poi i risultati arrivano. Il Foggia è chiamato, ecco, a confermare quantomeno la prestazione col Crotone. È una trasferta difficile, è una partita, no Alessandro, complicata, perché si incontra una squadra che è partita benissimo, che è reduce però da una frenata inaspettata, lo dicevamo prima, sul campo di un Taranto che sembra una squadra insomma destinata a lottare fino all'ultimo per evitare la retrocessione, però si ritrova lì, i punti insomma cominciano ad essere anche tanti rispetto a quella che è apparsa come forza di questa squadra. Che partita ti aspetti domani? Ah, ho detto, secondo me sarà una partita, può essere una partita simile a quella di sabato, perché la Juve Stabia, io l'ho vista giocare, cioè il copione tattico tu lo immagini più o meno identico? Sì, perché per come è costruita, per come è strutturata la Juve Stabia, non è una squadra che attende per poi ripartire, è una squadra che prova a fare calcio. Io ho visto la partita di Coppa con l'Audace Cerignola, è stata anche una partita gradevole nonostante ci fossero molte seconde linee, no? E mi ha fatto una buona impressione. Poi
Colucci comunque non è un allenatore sprovveduto, non è un allenatore difensivista. È chiaro che lui avrà visto la partita del Foggia, quindi proverà a prendere delle contromisure, magari proverà a lasciare meno spazio alle ripartenze. Intanto vediamo le immagini della gara persa dalla Juve Stabia a Taranto sabato. Sì. Poi giocano in casa, e Foggia ultimamente a Castellammare non è che abbia raccolto grossi risultati, quindi c'è anche un po' una tradizione da sovvertire, insomma, da sfatare. Io ripeto, credo che il Foggia, se gioca come ha giocato con il Crotone, da squadra, perché l'aspetto che mi ha colpito è che ogni giocatore giocava per il compagno, non c'era più dei monologhi, c'era uno spartito ben preciso. Lo ha rimarcato anche oggi Gallo in conferenza, cioè nel momento in cui, anche se si commetteva un errore, c'era un altro giocatore pronto a rimediare, perché tutti avevano lo stesso pensiero, tutti avevano lo stesso spartito da interpretare. È da lì che deve ripartire il Foggia. Se riesce a mantenere questo livello di continuità, domani farà una buona partita. Dovremmo tra un po' avere in collegamento il direttore sportivo della Juve Stabia, che poi è uno che conosciamo benissimo, oltretutto è un amico, è uno che a Foggia ha scritto pagine importanti sia da calciatore che da dirigente, insomma è il direttore sportivo dell'ultima promozione in Serie B, per intenderci. Parliamo di Beppe Di Bari. Caro Romano Bucci, dicevamo prima, è una partita molto particolare quella di domani, ci sono tanti ex, c'è Di Bari, tra l'altro Di Bari manfredoniano, ex direttore sportivo del Foggia, ex calciatore del Foggia, ce lo ritroviamo d'avversario. C'è Lauriola, direttore sportivo del Foggia, anch'egli manfredoniano. Verbissimo. C'è, vi dico anche una curiosità, l'arbitro, che è il signor Giordano Di Novara, che è l'arbitro del playoff d'andata allo Zaccheria contro la Virtus Entella, vinto dal Foggia 1-0 col gol di Curcio proprio all'ultimissime battute, con il gol e mangiato, che il papà dell'arbitro è anch'egli manfredoniano. sì, quindi insomma Manfredonia, la città di Manfredonia c'entra molto in questa partita. Tra l'altro, se non erro, l'arbitro di Foggia Crotone era l'arbitro di Entella Foggia della gara di ritorno, e si è visto la gara di ritorno. Sempre lui. Esatto. C'è poi Tonucci, c'è Gerbo, insomma gli ex Maselli, diciamo che è un oggetto misterioso, sì, però l'ex più fresco, diciamo. L'ex più fresco, sì, sicuramente, però insomma non è che lasciato tracce del Gerbo e Di Bari ci toccano il cuore. Era quello dell'anno scorso, Maselli, sì. Sì. Maselli dell'anno scorso, perciò non dico, non è uno che ha lasciato il segno. Non so, lo chiedo alla regia se abbiamo la possibilità già di collegarci col direttore sportivo della Juve Stabia. Beppe, c'è Polcino anche alla Juve Stabia, altro personaggio passato, insomma, passato velocemente dalle parti di Foggia, Filippo Polcino, ex direttore generale del Foggia. Non ce l'abbiamo ancora. Allora vado da Francesco Gaudiano. Francesco, hai sentito le dichiarazioni di Gallo? Sì, le ho ascoltate. Noi dicevamo prima in studio, non è uno banale, è uno che dice quello che pensa, insomma, Mercerara sì, forse nel calcio. Sì, il mister è diretto, non pensa, cioè nel senso pensa e dice quello che vuole dire direttamente, non usa giri di parole. Che idea ti sei fatto? Ecco, secondo te il Foggia ha azzeccato l'allenatore? Sì, allora io comunque conoscevo Gallo e l'ho apprezzato soprattutto a Spezia, no? Alla Spezia, quando ho allenato la Spezia in Serie B. È sicuramente un allenatore preparato che in queste situazioni sa destreggiarsi. Credo che abbia capito, insomma, quale può essere la chiave di lettura per dare una svolta alla stagione. Ha dato chiaramente concretezza, compattezza. Chiaramente io volevo aggiungere qualcosa a quello che è stato detto prima, cioè questo è solo l'inizio, cioè quello che abbiamo visto domenica è solo l'inizio, c'è da lavorare tanto, il mister lo sa e sicuramente lavorerà sulla fase di possesso in maniera molto più capillare. Adesso lui ha dovuto dare chiaramente un'infarinatura, perché nell'arco di 10 giorni non è che si può rivoluzionare una squadra, però noto con piacere che in poco tempo davvero ha dato nuova linfa alla squadra. Quello che ho notato magari è che in questo 3-5-2
molto molto elastico. Abbiamo perso Francesco. Ops. Francesco, ce l'abbiamo? Non ce l'ho più. Non ce l'abbiamo più, eccolo, eccolo qua, è tornato. Vai Francesco, dicevi questo 3-5-2 molto molto elastico. Sì, lui chiaramente deve lavorare ancora molto sull'inserimento delle mezziali, perché nel 3-5-2 le mezziali sono fondamentali nella fase di possesso. È vero che noi abbiamo schierato tre mediani in realtà, non sono proprio i due, diciamo che i due interni non sono proprio propensi agli inserimenti, quindi c'è da lavorare, c'è da mettere a posto un po' queste cose, però chiaramente il mister non ha fatto il ritiro, quindi dovrà destreggiarsi in questa situazione, ma sono sicuro che ne verrà a capo. Certo. E allora attendiamo di collegarci con Beppe Di Bari, altrimenti invertiamo i collegamenti, andiamo da Raffaele Izzo, collega del Corriere dello Sport, sempre a Castellammare di Stabia. Tra l'altro, caro Romano Bucci, abbiamo preparato anche delle grafiche di quella che potrebbe essere la probabile formazione del Foggia, anche se può essere un rebus. Però Gallo qualche indicazione l'ha data, così come la diede alla vigilia della partita col Crotone, quando disse no, Rizzo sta bene, è in grado di fare tutte 90 minuti, insomma aveva fatto intendere che Rizzo sarebbe stato della partita. Certo, non ci aspettavamo come braccetto sinistro di una difesa a 3 in un inedito 3-5-2 che ha dato, o almeno in questa occasione, i frutti sperati. Allora facciamo così. La vogliamo vedere la grafica del possibile 11 del Foggia e poi mi dite cosa ne pensate, se siete d'accordo, se ci siamo andati vicino, se potrebbe essere questa o meno. Vediamo la grafica della probabile formazione del Foggia domani pomeriggio alle 14.30 al Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Abbiamo chiaramente dato per scontato l'utilizzo ancora del 3-5-2 con Nobile tra i pali, Malomo, Sciacca, Di Pasquale potrebbe essere il terzetto difensivo, anche se diventa difficile fare fuori Rizzo dopo una prestazione come quella di sabato. Poi Peterman in cabina di regia, qui diciamo manca Di Noia, non ci sono grandi alternative, o fai giocare Frigerio interno sinistro o Chierico, oppure ti devi trovare una soluzione da adattare. Quindi abbiamo pensato Peterman, Oger, Frigerio con Garattoni e Costa esterni, in alternativa c'è Nicolao, in alternativa ancora c'è lo stesso Rizzo che potrebbe essere proposto in quella posizione di campo, laddove ecco, Gallo volesse garantire più copertura alla corsia sinistra. E poi il tandem d'attacco Vutai, Dursi, lo chiedo a tutti e quattro e poi lo chiederò anche a Francesco Gaudiano. Può essere questo? Comincio da te Antonio, dall'allenatore. Cominciamo dall'allenatore. Sì, credo che il fatto che Di Noia sia squalificato, quindi il mister si trova a dover, come dire, sostituire un centrocampista che comunque in questo modulo dove prevede questi 5 di centrocampo praticamente diciamo che quasi d'obbligo che possa giocare Auger, che è quello più indiziato. Poi chiaramente sull'esterno sinistro dei quinti di centrocampo Costa ci può anche stare che inizi, anche perché considerando il discorso che durante una partita c'è bisogno di ricambi dello stesso livello. Poi con i 5 cambi, anche esatto. Se ci ha sorpreso anche in questo Gallo, ne ha effettuati soltanto 2 contro quindi, il Crotone. Quindi tutto sommato credo che rispetto alla prestazione ultima sia attendibile una formazione che scendono in campo questi uomini che sono stati evidenziati sullo schermo. Alessandro, e poi ti chiedo anche Scanetti Peralta, per esempio, se dovesse continuare a puntare sul 3-5-2 dove li vedi? Ma io Scanetti lo vedrei più mezzala sinceramente che sottopunta, come la chiamava qualcuno, perché poi l'ha fatto quel ruolo anche se in un sistema di gioco diverso. È chiaro che lo puoi inserire secondo me nel momento in cui hai acquisito una precisa identità, certo, un equilibrio anche, e quindi ti puoi permettere di inserire un giocatore più di qualità che magari si stacchi un po' di più per supportare le due punte. Peralta forse lo vedo un po' più attaccante, però bisogna capire un sistema 2, un giocatore che è abituato a partire sempre largo, se ha quella propensione a giocare più a tutto campo come ha fatto tra l'altro bene Dursi.
Per quanto riguarda la formazione, a me piacerebbe capire come Gallo vede Di Pasquale, se lo vede braccetto o se lo vede centrale, perché io lo vedo più centrale, anche perché ha piedi educati, è importante che il centrale abbia piedi educati per l'uscita, insomma, dal basso. E poi gli esterni offensivi della USA sono molto rapidi, quindi magari in quella posizione potrebbe essere più utile un Rizzo. Quindi Rizzo con Di Pasquale centrale, Maloma a destra, o Di Pasquale in panchina e Sciacca centrale. Sì, cioè penso più per assurdo un Maloma anche in panchina, se si vuol far giocare Di Pasquale. Qualcuno ci scrive, scrive proprio dall'Alto Adige e ci dice, vediamo se lo trovo, tra i tanti messaggi qui diventa un po' complicato, comunque un tifoso che ci scriveva dall'Alto Adige diceva, Angelo Luigi Piaccoddio, diceva, vive a Bolzano e ci diceva che ha visto Malomo sui livelli di quello ammirato, sì, almeno col Crotone, al Sud Tirol. Speriamo che sia di buon auspicio. Salutiamo anche Marco Stella da Pordenone, dal Friuli, Emanuele Pio Fuiani, insomma ci scrivono in tanti da fuori, sono davvero, davvero tanti. La prestazione di Malomo indica quello che abbiamo detto fino adesso, cioè il cambio di registro, l'organizzazione, perché quando una squadra è organizzata i reparti sono più collegati. Il difensore che fino a una settimana prima non ne prendeva una, giganteggia. Beh, poi è chiaro, quando gira la squadra, girano tutti. Salutiamo anche Antonio da Castiglione della Valle in Umbria. Beato lui, sta bello in una zona meravigliosa, tra l'altro. Restiamo un attimo sulla grafica, torniamo sull'11 ipotizzato del Foggia. Voglio sentire Antonio Nunziante, poi Romano e l'altro Antonio della trasmissione, quello che non è allenatore ma che ambisce a diventarlo, è Antonio Ciuffredo. Faccio io, non ho capito. Prego Antonio. No, rispetto alla formazione, chiaramente come dicevamo prima, ci sta che possa partire con questo schieramento, anche perché tutto sommato c'è da dire una cosa, al di là di noi che purtroppo è squalificato, rimane che Ogier è quello più indiziato a poter giocare. Nulla toglie che il 4-3-3 della Juve Stabia nei suoi interpreti più o meno trova dei... Poi vedremo anche l'11 probabile della Juve Stabia. Sarebbe meglio, io qui penso, cioè se giocassero così Malomo sarebbe il centrale, Sciacca il mezzo destro, come poi hanno giocato anche sabato. Perché Malomo come braccetto non ha lo sprint. Quindi diciamo che è un giocatore che ha caratteristiche un po' più da posizione, esatto. Quindi andare all'uno contro uno avrebbe delle difficoltà. Cioè ce la state bocciando completamente la formazione, no. Noi ci abbiamo messo una giornata ai poteri. No, è credibile. Scherzi a parte. Non... Di Pasquale è capitano, quindi io credo che alla fine giocherà. Bisogna capire se lui lo vede come braccetto, sicuramente è mancino, quindi o come regista difensivo. Romano? Ma io credo che si faccia molta fatica a tenere Rizzo fuori squadra, anche come impianto di gioco e per come ha giocato Rizzo. Non dimentichiamo che Rizzo e Garattoni sono due ex e quindi avranno qualche motivazione in più. Frigerio personalmente credo sia la nota più bella, più positiva di questa stagione. Un ragazzo, tu me ne avevi accennato dal ritiro, mi avevi parlato bene di Frigerio. Vero. Io ero perplesso non avendolo visto, ti do pienamente ragione. Un ragazzo che io farei giocare sempre e che è quello che potrà anche essere in fase, quando costruiremo il gioco d'attacco, la mezzala che si inserisce, l'interno che si inserisce. È un ragazzo che ha qualità e quantità. E secondo me, ampi margini di crescita. Sì, un abbondantemente. Interessantissimo. È un ragazzo che ha qualità e quantità. A me piace moltissimo, secondo me sarà un punto imprescindibile di questa squadra. Sulla difesa problemi di abbondanza, perché il Malomo visto sabato giocare in spazi corti e ben coperto, cioè il giocatore che può metterla sul piano fisico, giganteggia. E siccome temo che la Juve Stabia possa chiuderci un po' nella nostra metà campo, potrebbe essere utile, non so quando possa essere utile Sciacca, che vedo ancora un poco in ombra, per cui io vedo casomai più una coppia centrale di Pasquale Malomo
con Rizzo, Braccetto e con un Garattoni che ancora una volta farà più il difensore che il quinto di centrocampo, però la formazione dovrebbe essere quella. In attacco, beh, insomma, diciamocela tutta, il nostro è un attacco ancora veramente fragile, puoi cambiare, girare, fare e dire, però al momento sono i due che danno più garanzia, non sappiamo per alta come stia. Secondo me è il giocatore di maggior pregio tecnico di questa squadra. Se per alta dovesse stare bene, dovesse entrare nei meccanismi di gioco di Gallo, diventa un giocatore imprescindibile e non è detto che non si possa giocare con due giocatori veloci senza una punta centrale di riferimento, cioè senza il VTI di riferimento, dovendo andare poi noi di rimessa. Quindi, certo, diciamo che ha problemi di abbondanza, fortunatamente. Insomma, i calciatori fortunatamente non mancano, non mancano. Le scelte, le soluzioni non mancano. Antonio, ti piace quella... Sì, la formazione mi piace, anche se bisogna vedere le condizioni di Ogier, perché fino ad ora è un po' l'oggetto misterioso di questa squadra, no? Quindi non lo so. Ha avuto se, qualche problema non fisico. Lo sappiamo se il mister Gallo lo metterà in campo. Una cosa è sicura, forse non so se l'hai citato, io ho visto entrare un ragazzino, un certo Chierico, che ha avuto degli spunti davvero interessanti. Sì, è entrato bene. E non ero scettico, un po' come sai che non possa era... partire lui dal primo minuto domani. Perché no? Perché io ho visto davvero un bel giocatore. Sì, è un figlio d'arte, ma a prescindere da ciò, comunque sia, è un ragazzo che. Però vedi, Carmine, poi per non dire Costa è un giocatore che ha una marcia in più rispetto a tanti. E quindi io lo vedo tutta la vita Costa. Non mi dispiace affatto Nicolau, assolutamente, l'eroe di Avellino, non è certo una pedina da scartare, però vediamo, Costa è uno che davvero ogni volta che sta, in quelle prime cinque partite disastrose del Foggia, è stato uno dei pochi che ha brillato rispetto agli altri. Beh, però, sei d'accordo? Oh, però la cosa che mi preme dire, se me la lasciate un attimo, al di là del fatto di quella che sarà la formazione di domani, io con questo non voglio creare facili entusiasmi, per carità, e tantomeno mi entusiasmo, però io credo che la partita di domani sia fondamentale per un motivo, perché se riesci a fare risultato, se poi riesci a vincere ancora meglio, ma se riesci a fare risultato non vai a abbissare la vittoria dell'altro giorno. E i ragazzi mentalmente capiscono davvero di essere forti. E io sono convintissimo che questa squadra, presa individualmente, è fortissima. E sono ancora più convinto che secondo me, vabbè, parlo romano, sì, a livello individuale, poi io vedo dei grossi giocatori, poi non lo so, ognuno ha un modo proprio di vederlo il calcio, per fortuna. Ma voglio dire, poi abbiamo mister Gallo, che a me piace tantissimo, perché è una persona di una semplicità, ho conosciuto tra l'altro, è una persona di una semplicità pazzesca, e si vede quello che mi disse quando arrivò il giorno dopo che ebbi la fortuna e l'onore di conoscerlo, si esternò questi concetti, quindi sono concetti suoi di base. Allora io dico questo alla fine, dico se i giocatori ci sono e questo mister è riuscito a dare una svolta, allora questa squadra può iniziare a correre. Perché comunque sia a livello individuale abbiamo dei giocatori forti, e la cosa che mi piace di più di tutte è il fatto che abbiamo dei ragazzi giovani. Aspettiamo però conferme. Assolutamente, ma ho detto stato chiaro, ho detto se domani vinciamo, certo. C'è questa, abbiamo Chierico, abbiamo Frigerio, sono ragazzi, sono giovanissime che secondo me possono fare molte partite. Mi piace sottolineare, poi è bello perché il calcio è bello anche per certo, questo. Come chiaro. Cambia l'idea, come cambiano i pronostici. Questa è una vittoria, è normale. Per esempio c'è Antonio Falcone che ci scrive da Torino e ci dice: domani almeno un punto lo prendiamo, spero di azzeccare come sabato scorso il pronostico. Era uno dei pochi che aveva detto che vincevamo 1-0. Saluti da Torino. Ciao Antonio. Spero Michele Lizzani, che salutiamo, ci dice: buonasera, non è detto che non possa accadere la stessa cosa di Palermo, mandato via Boscaglia, con il nuovo mister si vincono i playoff. Beh, però Boscaglia fu mandato via l'anno prima, in verità, e i playoff Filippi non fece un granché, poi arrivò Baldini l'anno successivo. L'anno prossimo? Sì, c'erano i playoff l'anno prossimo. Francesco, restiamo sulla formazione, intanto chiedo alla regia, abbiamo qualcuno in collegamento di Bari o Izzo? E allora attiviamo i collegamenti. Francesco. Sì,
Sulla formazione che cosa prevedi? Ci siamo andati vicino o sei come Alessandro Toscoes che ce l'ha bocciata tutta? No, allora credo che Pasquale possa rientrare come braccetto sinistro, perché comunque è l'unico mancino in alternativa, che può, in alternativa in realtà dovrebbe essere lui il titolare con Rizzo. Dovrebbe rientrare anche Costa, credo, anche se Nicolao ha fatto veramente un'ottima partita. Certo. Poi Nicolao è molto utile, potremmo vedere anche come interno, potrebbe essere anche un'altra sorpresa lì. Esatto. Invece per quanto riguarda Malomo, volevo sottolineare il fatto che cambiando impostazione, quindi togliendo campo alle spalle della difesa, quindi essendo più compatti, abbassandosi al momento giusto, Malomo ha ripreso a giocare insomma sui suoi livelli. Per lui giocare come insomma, abbiamo giocato fino a due domeniche fa è un suicidio, perché non è chiaramente nelle sue doti la velocità, la rapidità, e quindi farlo attaccare in campo aperto era davvero difficile. Certo. Adesso potrà esprimere al meglio le sue qualità, che sono quelle di difensore che sa ben marcare, sa ben coprire gli spazi, però chiaramente non bisogna lasciarlo a rincorrere gli attaccanti sui 30, 35, 40 metri, perché potrebbe andare in difficoltà. Alla fine davanti credo che giocheranno ancora Butai e Dussi, perché hanno giocato bene, perché Dussi sa dare profondità alla manovra, e questo Gallo l'aveva detto anche prima di sabato scorso, che lui conta molto su Dussi. Per quanto riguarda Butai, io credo che sia il più duttile dei due centravanti che abbiamo a disposizione. Sono d'accordo invece con Tosca sul fatto che vede Scanetti come mezzala sinistra. È possibile vederlo lì, secondo me, soprattutto in un 3-5-2 come l'abbiamo visto domenica, perché darebbe più imprevedibilità, saremmo un po' meno piatti, avremmo anche un elemento di qualità tra le linee che non guasterebbe assolutamente. Però chiaramente la parola d'ordine è sempre equilibrio, perché dobbiamo capire che si difende poi anche con i due interni di centrocampo. Però in linea generale credo che questa sia la soluzione migliore, insomma, per affrontare la Juve Stabia. Quindi sarà questa più o meno la formazione domani, non penso che cambierà tanto. Grazie Francesco. Intanto ci scrive Annalisa Barbaro, che salutiamo, ci dice: che grinta questo allenatore per 90 minuti e oltre, non ha smesso mai, dico mai, di incitare i ragazzi, spronandoli, dispensando consigli e suggerimenti, mettendo a rischio le sue corde vocali. Credo che poi sia divenuto completamente afono, povero mister, in effetti è senza voce. Quell'abbraccio collettivo a fine gara è già poesia. Bravo Gallo, la tua umiltà e fame sono da prendere ad esempio. Un saluto a tutti, che ricambiamo naturalmente. Carmine, mi lasci dire una cosa a proposito di Gallo, proprio per riprendere un po' quello che dice Annalisa. La cosa che mi è piaciuta tantissimo in quell'intervista di questa mattina, la conferenza stamattina, quando non le ha mandate certo a dire all'allenatore del Crotone, lì io non ho colto soltanto una botta e risposta tra allenatore e allenatore, ma soprattutto di un uomo che ha carattere e che in quel momento, nel rispondere all'allenatore, ha difeso la propria squadra, cioè ha fatto sentire sicura la propria squadra, i propri ragazzi. E questo è un buon viatico, secondo me. Cioè, io non voglio dire che sono entusiasta, però sono davvero molto 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 fiducioso sull'andamento che questo allenatore apporterà alla squadra. Certo. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità, poi torniamo perché abbiamo un bel po' di collegamenti da smaltire. Sentiremo Di Bari che ci sta aspettando la nostra chiamata, sentiremo Beppe Di Bari, sentiremo Raffaele Izzo, collega del Corriere dello Sport, Antonio Palladino, il nostro Antonio Palladino, da qualche settimana anche telecronista di Eleven Sport, che ci ragguaglierà invece da Cerignola. Tutto questo tra pochissimo, un minuto e mezzo di pubblicità e torniamo qui in studio. Per l'impresa. Per lo sviluppo economico. Per la giustizia. Per la prevenzione. Per
la cura. Per la terra. Per la bellezza. Studio per me e per la città che vorrei. Vivi ed operi in Puglia, Molise, Abruzzo, Marche. Sei un agente pubblicitario? La Publitalia, concessionaria di pubblicità con sede a Milano, ricerca per le nostre zone scoperte agenti pubblicitari nel settore televisivo. Per informazioni e candidature, chiamare il numero di telefono 327-0451-900 o scrivere l'indirizzo mail agenziapubblitalia@gmail.com. Addirittura puoi decidere anche di acquistarla con un leasing operativo a 7 anni e qualora decidi di restituirla, entro 24 mesi la riscattiamo noi. Tranquillo, se si ferma in mezzo, interveniamo noi e ti sostituiamo la macchina. Interessante! E considera che su tutti i nostri mezzi possiamo estendere la garanzia ad un massimo di 5 anni o fino a 5.000 ore. Da Capobianco è come essere a casa. Vieni in concessionaria per scoprire tutte le nostre promozioni. Siamo a Foggia in via Manfredonia 43, a Campobasso in via degli Emigranti 11 e su capobiancotrattori.com. E dopo il ritiro non potevamo non seguire i colori rossoneri? È impossibile, Porta Portese c'è sempre e ci sarà per sempre. Mi raccomando, venite a trovare e seguite la trasmissione, ne vedrete delle belle. Forza Foggia! Rieccoci, aggiornamento, posticipo in Serie A, Lecce-Fiorentina, sono al 70esimo, sono sul punteggio di 1-1, vantaggio Lecce al 43esimo con il gol messo a segno da Cesai e pareggio in apertura di ripresa del Viola Kouamé. Dovremmo avere il direttore sportivo della Juve Stabia, Beppe Di Bari, finalmente collegato con noi. Ci sei, Beppe? Eccolo, sì, qua. Qui, buonasera a tutti. Che piacere rivederti. È sempre un piacere, sempre un piacere, piacere mio. Ciao Beppe. Beh, insomma, affronterai il Foggia per la prima volta da avversario domani da dirigente, perché da calciatore mi ricordo un Treviso Foggia. Sì, purtroppo. Assolutamente sì, è vero, da calciatore solo con il Treviso, mentre da dirigente è la prima volta. Che effetto ti fa, Beppe? Guarda, ora come ora ancora nulla, ma domani sicuramente ci sarà tanta emozione, perché non è facile comunque mettere da parte tanti anni vissuti comunque con quei colori. Il legame è forte, però è ovvio, quando si lavora per un'altra società bisogna mettere da parte quelli che sono i vecchi amori, e quindi bisogna pensare al lavoro e poi comunque è inutile nasconderlo, sicuramente ci sarà tanta emozione. Beppe, per te domani è un derby nel derby, no? Perché affronterai il Foggia, sei foggiano di Manfredonia, dall'altra parte c'è il tuo collega Matteo Lauriola, anch'egli manfredoniano, però insomma dalla parte del Foggia. Anche questo arricchisce di suggestioni questa sfida. Poi c'è Gerbo, c'è Tonucci, c'è Polcino, c'è Maselli, insomma ci sono tanti ex, chi più illustre, sì, chi sì. Ha lasciato il segno, chi meno. Ci saranno tanti ex, poi questo derby tra direttori comunque di Manfredonia, considerando che Lauriola e Matteo è comunque del mio stesso paese, quindi siamo entrambi di Manfredonia,
però sono cose belle, sono cose che comunque fanno parte di questo sport, perché sai bene che i calciatori oggi possono vestire la casacca rossonera e domani possono vestire un'altra casacca. Poi è bello rincontrarsi, ma poi quando si è in campo ognuno bada ai propri colori, poi finisce la partita e siamo tutti amici, dai, finisce lì. Beppe, prima di lasciarti alle altre domande degli altri amici qui in studio, volevo chiederti da comunque addetto ai lavori, che comunque un occhio di riguardo nei confronti del Foggia ce l'ha sempre, ti aspettavi, ecco, una partenza così complicata per un Foggia che alla vigilia sembrava essere destinato a recitare tutt'altro ruolo, no? Devo essere sincero, no, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo perché nel momento in cui ho letto di un allenatore che comunque ha fatto un percorso importante come quello di come Boscaglia e anche dei giocatori importanti, anche nella rosa del Foggia ci sono tanti giocatori importanti, francamente non mi aspettavo questo inizio. Purtroppo il calcio è fatto anche di queste situazioni, e quando ci sono queste situazioni bisogna muoversi e adoperarsi in maniera diversa. A volte si cerca di andare avanti, di dare fiducia, a volte invece si cerca di dare una scossa, come quello che è successo a Foggia. E ad oggi qualche segnale di positività, vista la vittoria che c'è stata contro il Crotone, ha dato un senso alla scossa, quindi con l'arrivo dell'allenatore, l'arrivo di un nuovo direttore, quindi c'era bisogno forse di un supporto diverso nei confronti della squadra, e qualcosa sembra che si sia mosso. Ora bisogna vedere con il tempo quello che succederà. Resto dell'avviso che comunque Foggia all'interno della rosa dei giocatori che comunque hanno fatto dei campionati importanti e forse non sono abituati a lottare per salvarsi. Questa è una cosa della quale Foggia deve stare molto attento e deve quanto prima uscire fuori da quelle sabbie mobili. A domani. E allora cominciamo Antonio, sì. Antonio Lo Conte, prego. Buonasera Beppe, buonasera, visto che Antonio, ci hai dato questa, diciamo, valutazione sulla squadra del Foggia, io invece la rimando rispetto alle aspettative della società nei confronti della squadra che hai, come dire, composta con l'allenatore Colucci quest'anno. Quali sono le aspettative della società e della piazza? Ma le aspettative della società sono chiare, nel senso che loro hanno fatto una ristrutturazione del debito importante, quindi hanno abbattuto circa 7 milioni di debito e quindi da parte milioni. Loro c'è la voglia di fare assestamento. Infatti quando mi chiamò Polcino, che mi fece parlare con la proprietà, il primo argomento trattato fu proprio questo, quello di creare delle basi quest'anno per poi poter fare qualcosa di più importante nell'anno successivo, cercando ovviamente di fare meglio possibile quest'anno, ma senza obiettivi importanti. Oddio, vivere domenica per domenica e cercare di mettere quanto più fieno in cascina e cercare di raggiungere la salvezza prima possibile, per poi chissà, poi nel calcio sai, certo, tutto è possibile, cercare di togliersi qualche soddisfazione, ma sicuramente non di vincere il campionato, a differenza di quello che si parlava a Foggia, insomma, di puntare a fare qualcosa di importante. Quando a Foggia dici puntare a fare qualcosa di importante vuol dire puntare a vincere. Quindi rispetto a quello che sono state le partite in questo primo scorcio di campionato, si può dire che se si dovesse fermare oggi il campionato, la Juve Stabia abbia, come dire, superato un po' le attese? Assolutamente sì, abbiamo fatto un buon inizio di campionato, sicuramente siamo andati al di là di ogni aspettativa, però sappiamo bene che siamo ancora agli inizi, quindi siamo ancora nella fase di assestamento dove tante
tante situazioni si dovranno ancora sistemare, tante squadre dovranno trovare degli equilibri, e ad oggi vedere quella classifica divisa in tre tronconi, diciamo che alla vetta, per quanto riguarda la zona della vetta, per me sono quelle tre che se la giocheranno. Poi è ovvio che qualche altra squadra, qualche altra sorpresa si avvicinerà, e qualche altra squadra che dovrà recuperare il terreno, quando parlo di altre squadre intendo Avellino, Foggia, squadre che comunque hanno un blasone e quindi ci si aspetta sempre qualcosa in più, sicuramente qualche posizione la dovranno recuperare. E poi ci sono le neopromosse che veleggiano e vivono sugli ali dell'entusiasmo, perché quando vinci l'anno successivo, se sei bravo devi sfruttare le motivazioni che derivano da una vittoria del campionato. Guarda caso Giuliano, Jebilson sono tutte e là, Cerignola, sono tutte tra le prime, stanno facendo bene. Alessandro Tosco, questa è domanda per il direttore di Bari. Ciao Beppe, buonasera. Ciao Alessandro, buonasera. Volevo farti due domande su due giocatori. Uno è Maselli, di cui abbiamo parlato prima. L'anno scorso a Foggia all'inizio sembrava dovesse essere lui il regista titolare, perché per caratteristiche sembrava più Zemaniano di Peterman. Poi qualche infortunio di troppo e la crescita di Peterman lo hanno un po' confinato in panchina. Mi pare che la Juventus lo abbia preso a titolo definitivo e quindi è stato fatto un investimento. Che giocatore hai trovato una tua valutazione sul rendimento? E poi un altro giocatore che mi ha impressionato vedendo la gara di Coppa con il Cerignola è quel D'Agostino. Che giocatore è, insomma, dove può arrivare secondo te? Hai citato due giocatori giovani, diciamo che è anche l'obiettivo della società di valorizzare qualche giocatore cercando di farlo proprio e di patrimonializzare. Maselli è uno di quelli sui quali abbiamo puntato. L'anno scorso è vero, è stato oscurato, è partito bene, poi è stato oscurato da Peterman, ma giustamente, anche perché ha fatto molto bene con Zeman. Maselli, avendo avuto qualche problema, secondo me ha subito queste difficoltà legate all'infortunio e anche al trovare poco spazio. Quest'anno invece si sta togliendo qualche bella soddisfazione, nel senso che è iniziato bene, sta facendo delle buone partite, quando è stato chiamato ha risposto presente, e quindi vediamo quello che accadrà, ci crediamo. Per quanto riguarda invece D'Agostino, è un talentuoso, un esterno, può fare più ruoli, è per me è un esterno d'attacco, può giocare da centrocampista, a ridosso delle punte, è un giocatore sul quale il Napoli ci punta tanto e al quale noi stiamo dando anche fiducia, perché fino ad oggi anche lui, quando è stato chiamato in causa, ha dimostrato di valere, considerando che è un 2003 e ha tanto, tanto davanti a lui, ecco. Romano Bucci. Direttore, intanto un abbraccio e tanti veramente Ciao, complimenti. Dottore. Salve. Senti, tu sei uno che predilige il gioco e che a Foggia ha dimostrato di conoscere, saper lanciare allenatori, di non sbagliare i centravanti e di avere di volere una squadra sempre che giochi, poi al di là del risultato. Devo dire che anche a Novara a qualcuno dovrebbe venire in mente di dire grazie a un direttore che ha costruito una squadra che ha vinto l'anno scorso ed è in testa praticamente quest'anno. Che tipo è Leonardo Colucci? Secondo me è un allenatore che finora non ha avuto la fortuna che merita. Come imposta il proprio gioco? Perché lo hai scelto? Allora, Doc, Leonardo Colucci è un allenatore che avrei voluto portare a Foggia anche in passato. La cosa non andò in porto. È un allenatore che ad oggi forse non riesce ancora a trovare quella continuità che dovrebbe trovare, perché ha conoscenze. È ovvio che io ci credo, tanto, come credo negli allenatori che scelgo. Cerco di stargli vicino, di supportarlo e di dargli una mano sotto tutti i punti di vista.
è ovvio che poi starà a lui determinare e cercare di fare meglio possibile. Sicuramente la squadra che gli ho messo a disposizione è una squadra, è un misto tra giovani e anziani. Non è semplice, perché sai, quando ci sono tanti giovani, certo, in rosa, non puoi dare nulla per scontato, quindi devi cercare di farli crescere, di migliorarli. Lui ha questa voglia, ha questa capacità, sicuramente ha bisogno del supporto anche dei più grandi. Dai, fino ad oggi siamo riusciti a fare delle buone cose. C'è tanta strada davanti e cercheremo insieme di fare meglio possibile, perché penso che sia un anno di riscatto sia per me che per lui. Ma noi ti auguriamo, Beppe, di fare grandi cose da dopodomani in poi, no? Ovviamente. Beppe, riscatto di cosa? Tu sei un vincente. Beppe, riscatto di cosa? Tu sei un vincente. Tu collezioni promozioni e 60.000 persone in piazza. Quale riscatto? No, è un riscatto, faccio riferimento agli ultimi due anni, dove sì, a Novara sono andato via, perché purtroppo quando vedi un presidente che vuole andare per conto suo, io poi purtroppo non sono uno di quelli che... Però hai vinto il campionato lo stesso, gli hai lasciato la squadra vincente. La cosa che mi fa piacere è aver ricevuto ringraziamenti da parte dei tifosi, dell'allenatore, dei giocatori, perché comunque alla fin fine sanno che quella squadra l'ho costruita io. Poi si verificano tante di quelle situazioni dove devi fare delle scelte. C'è anche l'altra situazione, quella vissuta ad Arezzo, dove ti hanno dato solo 5 partite, poi hanno deciso di cambiare e hanno speso 9 milioni per retrocedere. Quindi è quella la cosa che ti dispiace, perché con me i soldi non c'erano, dopo sono usciti. E questo è il rammarico, e quando parlo di spirito di valsa o comunque di riscatto è riferito alle ultime due stagioni, assolutamente. Poi Antonio Ciuffreda. Sì, Beppe, ciao. Ciao Antonio. Tutto bene? Sta a posto? Senti, tutto Beppe, bene, io ti devo fare bene, te ne vorrei fare più di una di domanda. Vabbè, intanto tu hai parlato di casacca, stasera vedo un rosso un po' sbiadito con un colletto nero. È rosso blu, è blu. È rosso però blu, Beppe, da qua si vede nero, mo sono fatti tuoi, qua si vede nero però. No, a parte gli scherzi, Beppe, volevo farti un paio di domandine. Innanzitutto volevo sapere un attimo, tu hai avuto Vutai come centravanti l'anno scorso a Novara, per quello che sei stato lì, so che lo hai, così mi è stato detto, che lo hai portato tu a Novara e soprattutto lo volevi anche quest'anno nella tua Juve Stabia. Ecco, Vutai, che in questo momento il ragazzo ha pagato un po' dazio vista la condizione di questa squadra, che come diceva poc'anzi Carmine Troisi, insomma qualche complicanza l'ha avuta finora. Ecco, però volevamo un attimo sapere da te, a parte i suoi gol, i suoi 60 gol negli ultimi due anni in Serie D, qualcuno, sai, in città mugugna, dice sì, vabbè, ma è un ragazzo che ha giocato in Serie D, bisogna vedere se è davvero all'altezza di giocare in Serie C col Foggia. Tu cosa ci puoi dire di Vutai al riguardo? Ma io di Vutai posso solo che parlare bene, anche perché sì, sicuramente l'ho preso io l'anno scorso, assolutamente. È un giocatore importante, che va fatto sentire importante se vuoi ottenere tanto da lui. È un giocatore come pochi, vede la porta come pochi, in Serie D ha fatto tanti gol, ma sono convinto che ne farà anche in Serie C. Dipende sempre dall'organizzazione della squadra e dal metterlo nella condizione migliore. Nel momento in cui il Foggia ritroverà quello smalto, quella verve, alzerà l'autostima, sono convinto che Vutai, nonostante ad oggi tra mille difficoltà ha fatto 2 gol, partiamo dal presupposto che si deve mettere anche a posto fisicamente, perché lui è arrivato senza preparazione. Certo, non ha svolto la preparazione ed ha avuto anche un infortunio, poi è vero, ha sbagliato anche il rigore di Taranto, quindi però è uno che non molla mai, è un ragazzo che trovi sempre. Lo dico a mio discapito in questo momento, perché sto parlando bene di un giocatore per il quale stravedo,
e che sono convinto che darà soddisfazione a Foggia. Sapevo che erano... è normale, dipende sempre dal contesto dove gioca e se viene messo nella migliore condizione. Sapevo che la pensavi così, ma è stata più una domanda televisiva, perché so che la gente... Vai con la seconda, sente... Antonio, perché siamo in ritardo. L'ultima cosa, Beppe, questa mi allontano un po' dalla partita di domani. Tu, l'ha detto prima Carmine, l'ha detto anche Romano prima, tu sei un vincente. Posso farti una domanda un po' provocatoria in qualche maniera? Forse non si dice, ma te la voglio dire. Chi è il miglior allenatore che hai scoperto finora tu? Beppe, ora la devi dire però. Allora, tanto no, non ti dirò mai qual è il miglior allenatore. Posso solo dirti che ho avuto la fortuna di avere degli allenatori che mi hanno dato soddisfazione. Quindi vabbè, te lo chiederò in privato. Preferisco parlare in questi termini perché... veramente tutti quelli che ha avuto le mie dipendenze, e cito anche un altro allenatore che ha avuto in Portogallo che oggi sta facendo bene perché è in Serie B in Portogallo, e Vasco Faísca, che sicuramente potrà fare anche bene lui. Gli dico, tutti quelli avuti mi hanno dato belle soddisfazioni. Poi è normale, ci può era un difensore, ma nel dribbling se l'è cavata alla grande. Dai, poi ce lo diciamo in privato, Beppe. Dobbiamo fare questa velocemente, Beppe, Antonio, perché dobbiamo chiudere. Veloce, ma prima della ricostruzione del presidente canonico successivo all'era Zeman Pavone, hai avuto contatti? No, io con il Foggia no, non ho avuto nessun contatto, sono sincero. Non c'è stato, dopo che sono andato via, dopo l'esonero famoso del 2017, poi non c'è stato più nessun contatto con il Foggia. Questo l'inizio della fine fu quell'esonero. Sì. Non comunque, ci quando uno colleziona tanti allenatori bravi che... e tanti successi, non è fortuna, è merito. Beh, i meriti credo di Beppe Di Bari sì. il dottore è sempre troppo buono parlano i fatti. No, assolutamente, io lascio, ecco, come ha detto il dottore, lascio parlare i fatti, perché quell'esonero me lo porto dentro come una ferita ancora aperta e che solo il tempo potrà rimarginare. Ci rivedremo. Grazie qui. Beppe, intanto noi ti ringraziamo, ti auguriamo davvero un campionato felicissimo, di toglierti tutte le soddisfazioni che meriti, a patte insomma che comincino sempre da dopodomani, però tornando alla battuta di prima. E un abbraccio a Gerbo e a Tolucci. Avrei voluto chiedergli cosa ne pensava. Volevo salutare anche Francesco, che ho visto che è in collegamento. Sì, c'è Francesco Causano, purtroppo. Francesco, hai qualcosa da dire al direttore di Bari, velocemente, perché siamo in netto ritardo. Ciao Beppe. Un saluto affettuoso a Francesco, perché c'è una stima reciproca, solamente grazie, questo. Grazie Beppe. Va bene. Un abbraccio grande. Arrivederci. Grazie Beppe. Ciao. Grazie, Beppe. Salutiamo anche l'ufficio stampa della Juve Stabia, ringraziamo Ciro Novellino per la disponibilità. Grazie ancora Beppe Di Bari, direttore sportivo. Ciao Beppe. Ciao. Direttore sportivo della Juve Stabia, che domani ci ritroveremo da avversario, ma che resta e resta sempre sta cosa, vero, un amico del Foggia e dei tifosi del Foggia. È strana sta cosa. Beh, è strana, sì. Beppe dall'altra è strana parte, sì. Allora io spero che serva anche a svelenire sugli spalti una partita che in passato, certo, insomma, sì, ha creato sempre, ha avuto momenti di tensione tra le due tifoserie. Volevo leggere un messaggio che mi ha fatto sorridere, non fosse altro perché arriva dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri di Ariano Irpino, che ci scrivono e ci dicono, spero che in questa... ci scrive, evidentemente è affidato ad una sola persona questo profilo, spero che in questa squadra venga fuori il collettivo che manca, le armi non mancano, detto dall'arma dei carabinieri, insomma, per fare bene, ma se non si sanno usare diventa tutto vano. Forza ragazzi, è giunta l'ora di dimostrare davvero chi siete, non fateci più soffrire. Quindi abbiamo ce lo scrive l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, la sezione di Ariano Irpino. È bello, abbiamo i carabinieri dall'altra, che è provincia di Avellino. Allora, visto che sono nativo di là, io sono un... Tu sei di Ariano Irpino? Ah, non lo so. È un piacere che... Vogliamo tornare a Castellammare di Stabia per sentire anche le ultimissime, perché chiaramente a Beppe non potevamo fare le domande che invece faremo a Raffaele Izzo del Corriere dello Sport, che segue invece da vicino le vicende della Juve Stabia. Andiamo da Raffaele Izzo, lo dico chiaramente, ce l'abbiamo già? No, non ancora, e vedremo, anzi facciamo così, vediamo la grafica della probabile formazione della Juve Stabia, poi la commenteremo insieme
con Raffaele Izzo. Ce l'abbiamo, eccola qua, il possibile 11. A sorpresa, tra l'altro, non è stato convocato Silipo, che pure inizialmente sembrava essere destinato ad una maglia da titolare. C'è Barosi tra i pali, Maggioni, Caldore, Tonucci e Mignanelli a comporre il quartetto difensivo, Gerbo nel ruolo di play con Altobelli e Scacca Barozzi interni, e poi attacco a tre di mister Colucci, altro foggiano perché lui è originario di Cerignola, Bentivegna, Santos, Ricci. E domani è un derby, questo, in realtà, dai. Questo, prego. È proprio un derby domani, dai. Forse è più derby di tutti. È quasi un derby. Questo dovrebbe essere l'11 della Juve Stabia. Lo chiederemo, se ce l'avremo, a Raffaele Izzo tra un po'. Beh, insomma, è una squadra, è un cocktail, no, Romano? Tra giovani e giocatori un po' più esperti, che si candida, diceva il buon Beppe Di Bari, ad un campionato, diciamo così, una volta si diceva di transizione, gettare le basi per provare a fare qualcosa di più importante nel prossimo anno. Ritieni? Prego. La cosa importante che ha messo in luce proprio Beppe Di Bari è che è una società virtuosa, che ha guardato bene al bilancio, però nello stesso tempo è stata molto strategica sulle scelte di mercato. Infatti. Allora, ti interrompo, Antonio, perché abbiamo Raffaele Izzo, al quale chiediamo scusa per il ritardo accumulato, però Raffaele ci capirà, insomma, una puntata particolare, siamo a poche ore dalla partita, la scaletta è stata completamente rivoluzionata. Non so, Raffaele, se hai avuto modo di vedere la grafica del possibile 11 della Juve Stabia e se sei d'accordo con quella che abbiamo ipotizzato. Buonasera Carmine, innanzitutto buonasera ai tuoi ospiti. Nessun problema per il ritardo, anzi mi sono goduto anche io le parole del direttore Di Bari e le vostre. Ah, ecco, quindi ci stavi seguendo. Assolutamente sì, con molto piacere. Sì, ho notato la grafica, insomma, avete scelto una formazione che è decisamente probabile, quindi con la presenza, ecco, di Santos, questo attaccante venezuelano che è stato tesserato la scorsa settimana dopo alcuni giorni di allenamento col gruppo di Colucci, che ha già scavalcato Zigoni nelle gerarchie giallo-blu. Zigoni che evidentemente non ha ancora trovato la miglior condizione, e Santos è già sceso in campo nella trasferta di Taranto. Come dicevi tu, giustamente, a sorpresa è stato escluso Silipo, che non figura tra gli infortunati, quindi l'esterno ex Palermo non sembra aver convinto Colucci, non sotto il profilo, ecco, fisico, ma evidentemente tecnico-tattico. Mancherà Cinaglia, uscito malconcio dalla gara con il Taranto, al cui posto proprio in Puglia è entrato l'ex, uno dei tanti ex, come dicevate, Tonucci. E a proposito di ex, è probabile la prestazione, ecco, dal primo minuto di Gerbo, tenuto parzialmente a riposo con il Taranto. Insomma, come dicevate, da una parte e dall'altra ci sono tanti tanti ex, quindi una gara saporita anche sotto questo punto di vista. Che cos'è accaduto sabato alla Juve Stabia, Raffaele? Sicuramente è stata la peggior prestazione stagionale della Juve Stabia, perché anche con il Crotone, quando è arrivata la sconfitta di misura con gol di un altro ex come Gomez, la prestazione della squadra di Colucci non era mancata. Tanto è come se i campani non fossero proprio scesi in campo, impalpabili in avanti, come troppo spesso sta accadendo, e qui ci ricolleghiamo all'acquisizione a stagione in corso di Santos, ma fragili anche in difesa, per quanto poi la partita si sia sbloccata un quarto d'ora dalla fine su un calcio di rigore, cosa che può accadere, non può accadere. Infatti Colucci si è mostrato molto indispettito nel post gara, che la squadra non abbia pressoché giocato o prodotto nulla di significativo. In questo forse ha inciso anche l'assenza di Berardocco, che domani rientra dai convocati. Berardocco, che è il cervello, ecco, della Juve Stabia, quello che, se vogliamo, sta tra virgolette rubando il posto a Gerbo. Domani rientra Berardocco dai convocati, ma credo che possa partire dalla panchina, anche in ottica sfida al Catanzaro. Raffaele, prima di liberarti, ti chiediamo che cornice di pubblico è attesa domani sugli spalti del Menti. Purtroppo, visto l'avversario con cui c'è una tradizione, insomma, importante, vista la sfida, che per quanto il Foggia vive un momento difficile da cui si sta rialzando, è una sfida comunque di alta classifica, perché il blasone delle squadre
e quello che è la cornice di pubblico non sarà delle migliori. Un po' il turno infrasettimanale, un più l'orario particolarmente scomodo per chi lavora, perché le 14:30, quindi scelta dovuta sia alle valutazioni sul consumo dell'energia elettrica, in più per un problema tecnico dei riflettori dello stadio Menti, è una fascia oraria che condiziona in parte, ha condizionato anzi l'affluenza di pubblico. Da quello che sappiamo, a parte gli abbonati, pochi sono stati i biglietti staccati, quindi almeno... Quanti abbonati ci sono a Castellammare? Intorno ai 1200-1300, la campagna abbonamenti insomma ha fatto registrare questi numeri, nonostante, o ecco, anche grazie al fatto che poi è stata riaperta, tenuta aperta fino praticamente alle prime giornate di campionato. Io dubito addirittura che tutti gli abbonati potranno essere presenti, però per esigenze lavorative. Insomma, ci troviamo in una situazione, sappiamo, per tanti motivi gli orari sono quelli che sono quest'anno, quindi purtroppo vedremo tanti, tanti seggiolini vuoti domani, ed è una sfida che meriterebbe insomma un pubblico diverso. Senz'altro. Grazie a Raffaele Izzo, collega del Corriere dello Sport, attento conoscitore delle vicende della Juve Stabia. Grazie ancora Raffaele. Grazie a voi e buona trasmissione. Grazie. E allora torniamo sulla grafica. Abbiamo detto prima che saremmo andati anche a Cerignola. Se abbiamo la possibilità, ci andiamo subito da Antonio Palladino per sentire anche le ultimissime da Cerignola, perché domani c'è Cerignola-Taranto, questa partita che si gioca alle 21, quindi caro Romano, avrai anche l'opportunità di seguirla. Sì, come no. Io devo dire che sto seguendo con grande simpatia il Cerignola, perché lo considero sangue nostro, terra nostra. Sono felicissimo del punto che ha fatto ad Avellino. Noi ci siamo sentiti durante quella partita. Poi anche lì ci sono tanti amici, c'è gli editori. Ma sì, sono nostri, è sangue nostro. Poi non tifiamo anche per il Cerignola. Allora, mi dicono che abbiamo subito Antonio Palladino. Antonio, in due minuti, perché la scaletta... Dove stai? Mamma mia, dove sei finito, Antonio? Scherzi a parte. Ciao Antonio, il nostro Antonio Palladino, l'abbiamo detto poc'anzi, nostro collaboratore, ma da qualche settimana la voce di una delle voci di Eleven Sport, oltre che voce anche delle telecronache estive di Telefoggia nel ritiro precampionato del Foggia. Ciao Antonio, allora in due minuti dici tutte le ultimissime in vista di Audace Cerignola Taranto. Sì, buonasera innanzitutto Carmine, a te e a tutti gli ospiti, grazie per l'invito. Sì, un Cerignola che arriva a questo derby da decimo in classifica con 11 punti, dovrebbe essere riconfermato lo stesso modulo delle precedenti uscite, solito 4-3-3 per Pazienza, che inoltre tornerà in panchina scontata la squalifica, visto che c'era la porta nel match del Partenio contro l'Avellino, pareggiato per 1-1, tra l'altro in 10 uomini all'88esimo con Giancarlo Malcore. 4-3-3 con Saracco in porta, linea difensiva formata, dovrebbe essere formata ancora da Botta e Russo come terzini, in mezzo come centrale invece Blondet e Ligi con Gonnelli. Eccola qua la grafica. Sconterà due turni dopo l'espulsione contro l'Avellino al 63esimo minuto, centrocampo con Tascone e Saismaza, Mezzali davanti alla difesa, dovrebbe esserci Capomaggio che rileverebbe Bianco, che è stato titolare nelle ultime 5 giornate di campionato, l'ultima panchina per l'ex Bari, risale addirittura la terza giornata contro la Fidelisandria, anche in quel caso un altro derby. Trio d'attacco che dovrebbe essere composto da D'Andrea, Malcore e Neia, col primo di questi tre che andrebbe a rilevare Ismail Lashik, titolare nelle ultime 3 uscite contro Avellino, Messina e anche contro la Juve Stabia. In Coppa, da evidenziare anche i due ancora giocatori out per infortunio, ovvero Coccia e Giofre. Quindi spiccano ancora queste due assenze, oltre appunto a Gonnelli squalificato e Montaperto, Bingo e Signorile out anche loro dai convocati, che sono 24 per domani. Antonio, tu che vivi Cerignola, ecco, e vivi a Cerignola, ma da quelle parti che tipo di campionato realmente si vuole fare? Cioè, qual è l'ambizione? Perché conosciamo insomma la proprietà, che è una proprietà abbastanza molto, direi, forte, è molto ambiziosa. Si proverà a fare qualcosa di sorprendente già nell'immediato, secondo te?
L'entusiasmo è alto fin da quel 24 aprile, quando si ottenne la promozione matematica aritmetica contro il Bitonto in casa, quell'1-0. Greco, proprio in un'intervista rilasciata qualche giorno fa alla Casa di C, sito con il quale collaboro anche, ha sottolineato ancora che l'obiettivo dell'Audace è quello della salvezza. Qualora si dovesse raggiungere questa, si ambirebbe a qualcosa di importante, quindi solo nel momento in cui dovesse essere raggiunta la salvezza, ambire a qualcosa di più, con lo spirito che deve essere sempre quello di neopromossa, lo spirito giusto, e quindi questo è il pensiero del presidente Greco. La pensa così anche Elio Di Toro, che ha sempre affermato che questo è un campionato difficile, il girone C, che può nascondere insidie, il buon Elio, non bisogna esaltarsi nel momento delle vittorie, ma neanche deprimersi, tirarsi di morale nel momento in cui ci sono delle sconfitte. L'entusiasmo è sempre alto, ci sono sempre al Monterisi più o meno 2-3 mila spettatori, con i tifosi gialloblu sempre al seguito anche dell'Audace, erano in circa 250 ad Avellino, circa 500 a Monopoli e Andria, quindi l'entusiasmo c'è sempre, nonostante anche quelle tre battute d'arresto che erano arrivate contro la Juve Stabia, il Monopoli e la Gelbison. Adesso il morale è ritornato subito alto dopo il 3-0 convincente contro il Messina, una gara a dir poco possiamo dire dominata, e poi l'1-1 del Partenio ottenuto, come detto, qualche minuto fa in 10 uomini, certo, quando non se l'aspettava più nessuno, 2 minuti dal termine, sì. Grazie Antonio, grazie, ci vediamo nelle prossime ore, perché insomma tu fai parte della nostra squadra, quindi... Sì, domani occuperò la postazione web, visto il match del Foggia contro la Juve Stabia delle 14:30, quindi domani ci beccheremo, a meno non so se è andata allo stadio. Certo, ci beccheremo domani. Grazie Antonio. Domani, insomma, in queste settimane. Grazie mille ad Antonio Palladino, nostro collaboratore telecronista di Eleven Sport, ma uno che segue da vicino non soltanto il Foggia, ma soprattutto l'Audace Cerignola. Ce l'abbiamo ancora Francesco? L'abbiamo un po' trascurato nell'ultima partita. Francesco! Non ce l'abbiamo più. Forse è caduto Francesco Gaudiano. Ci avviciniamo alla conclusione di questo appuntamento. Domani come finisce, Antonio? Ma la speranza è che il Foggia possa confermare la prestazione contro il Crotone, perché è un bel biglietto da visita a poter, come dire, assistere a una partita dove sicuramente possa confermare quello che è l'ultima vittoria contro il Crotone. Cioè, tutto è basato su questo approccio della squadra, che ha delle giuste motivazioni e una chiarezza di intenti su quello che deve fare. Alessandro, prima Beppe Di Bari diceva che bisogna fare attenzione, perché poi quando si è invischiati nella lotta per non retrocedere, non si è abituati mentalmente, diventa complicato. Ma secondo te realmente questa squadra, al di là della falsa partenza, è destinata a pensare unicamente ad evitare la zona di retrocessione? No. O ci sono tutti i tempi, insomma? Sono i tempi bastata una vittoria per uscire dalla zona play-out. Però, come disse Gallo alla prima conferenza, adesso siamo penultimi, adesso non lo siamo più, allora eravamo penultimi, e dobbiamo ragionare da squadra che è penultima in classifica. Se ragioni pensando di poter arrivare ai playoff o secondo, terzo posto, non hai capito niente della realtà. Bisogna fare i conti con la realtà, e la realtà dice che in questo momento sei in una posizione non proprio tranquilla, e devi ragionare come squadra che sta in quella posizione, altrimenti rischi veramente di essere risucchiato. Romano, trasferta a Castellammare, poi sfida interna con l'Andria, successiva trasferta sul campo della Viterbese. Può essere un trittico che davvero può portare il Foggia fuori dal tunnel? Ragioniamo partita per partita, perché noi è una prima prestazione, diciamo, convincente. Bisognerà dare continuità di prestazioni e di risultati. Se ci fosse, sì, la squadra ne potrebbe uscire compattata come gruppo innanzitutto, e quindi iniziare a ritrovare identità e autostima per affrontare poi bene tutto il prosieguo del campionato. Ce lo auguriamo, domani avremo una controprova. Secondo me la partita di domani è più difficile di quella con il Crotone, e non solo perché giochiamo in trasferta. Antonio, che ti aspetti domani?
No, vabbè, io domani mi aspetto di vincere, cioè, mi aspetto, voglio che vinciamo, però magari bisogna fare i conti poi con gli avversari. E niente, io l'ho già detto prima avevo già risposto una mezz'oretta fa. Secondo me questa squadra, se domani supera l'ostacolo, le cose si mettono sicuramente meglio, perché prendono coscienza del fatto che... Può essere davvero, davvero una svolta. Sì. Ce l'abbiamo Francesco Gaudiano? No? Vabbè, lo salutiamo e ringraziamo Francesco. Eccolo qua. Francesco, volevamo almeno salutarti e ringraziarti, perché non ti vedevamo più. In chiusura, rapidamente, Francesco, in 10 secondi, come finisce domani a Castellammare, secondo te? Beh, chiaramente speriamo tutti in una vittoria. Io credo che prima di tutto dobbiamo confermare la prestazione di sabato. E confermando la prestazione di sabato dal punto di vista proprio qualitativo, penso che potremo avere portare a casa un buon risultato. Grazie intanto a Francesco Gaudiano, grazie Francesco, grazie ad Antonio Loconte. Grazie a te direttore. Grazie ad Alessandro Tosques. Grazie a te Carmine. Al dottor Romano Bucci. Grazie a voi. E Carmine, ad Antonio, voglio fare Antonio Ciuffetta. Vuoi fare? No, vuoi non fare... voglio ringraziare nessuno, voglio dire, mercoledì scorso c'è stata una cerimonia molto bella organizzata dalla Fondazione Capitanata dello Sport. 50 atleti, ben 50 atleti della nostra provincia che hanno avuto risultati straordinari nel solo 2022 a livello nazionale e internazionale. Capitanata terra di campioni, non solo terra di cose sconce e tristi. Purtroppo. Vorrei che ce lo si ricordasse tutti quanti, che ritrovassimo anche noi autostima e gruppo. Giustissimo, giustissimo quello che ha appena detto Romano Bucci. Ciao Antonio. Io posso fare il Romano Bucci? Vuoi fare il Romano Bucci? No, volevo salutare invece un musicista, visto che siamo un po' divagati. No? Voglio salutare Fabio Conticelli, che è un ragazzo che ama la musica e fa musica, lo fa anche a un buon livello con una band tutta sua. Gli avevo promesso, lui ci segue molto, mi ha detto di salutarti. Salutiamo Fabio. Ma quale Fabio Conticelli? Perché ero rimasto al Fabio Conticelli attore. Barba che suona... Ero rimasto al Fabio Conticelli attore, adesso veniamo fuori. No, con c'è un altro Fabio Conticelli che lo salutiamo. È un bravo musicista, ripeto, ha una bella band, fanno musica ad alto livello. E lo salutiamo, ne salutiamo tutti e due i Fabio Conticelli. Tra l'altro ha una cantante con lui che è qualcosa di straordinario. Ah, ecco. Una ragazza, no. È una ragazza di Andria, molto molto brava, e quindi li saluto entrambi, dai. Grazie ad Antonio Cioffreda, grazie a voi per la cortese attenzione, grazie ai tecnici. Ci rivediamo mercoledì sera alle 21:15 in diretta per commentare quello che sarà nel frattempo accaduto domani a Castellammare di Stabia. Buonanotte a tutti e buon proseguimento di visione. Forza Foggia! Porta Cortese, Porta Cortese, cosa avrai di più? Programma il tuo futuro, non farti trovare impreparato. Per informazioni e prenotazioni, chiama al 366-5241-580 oppure allo 0881 20 28 31. Da Capobianco è come essere a casa.
Vieni in concessionaria per scoprire tutte le nostre promozioni. Siamo a Foggia in via Manfredonia 43, a Campobasso in via degli Emigranti 11 e su capobiancotrattori.com. Studio per me e per la città che vorrei.